Beh, io aspetterei di dare il Movimento 5 Stelle per finito, perché comunque è chiaro che un movimento che nasce all'insegna del vaffa, un movimento antisistema, quando va al governo e diventa lui stesso sistema, poi fa fatica, soprattutto in un momento di crisi economica come questo in cui andare al governo non porta mai bene. Però comunque il Movimento 5 Stelle storicamente va male alle amministrative, fatica alle europee, però poi alle politiche ha sempre sorpreso, ha preso il 25% nel 2013, quasi il 33% nel 2018, quindi aspetterei a darlo per finito. Forse è finito Di Maio, quello sì. Mi pare che, mi ricordo quando i ministri di Rifondazione manifestavano contro il governo di cui facevano parte, sono cose che poi alla lunga si pagano. Voglio chiudere.